A colazione, caffè e Van Gogh, mentre la città si sveglia, il centro San Gaetano apre le porte per una visita all'alba della mostra dedicata ai colori della vita del grande maestro olandese. L'idea è venuta al curatore dell'evento, il critico d'arte trevigiano Marco Goldin, che ha deciso di aprire il 15 maggio una visita d'eccezione alle 6:45 del mattino. Abituato ad organizzare visite notturne a causa del coprifuoco, Goldin ha deciso di traslare questo tipo di evento all'alba. Sarà una visita unica nel suo genere, aperta con un racconto in musica della vita di Van Gogh. Al pianoforte il maestro Remo Anzovino, che accompagnerà Marco Goldin nella sua lezione sulla pittura del grande artista olandese. Queste persone che avranno assistito a questo racconto concerto, ovviamente con piccoli gruppi, con il distanziamento sociale richiesto, come normalmente del resto facciamo anche in mostra, visiteranno l'esposizione prima dell'apertura al pubblico, quindi sarà un museo, una mostra interamente dedicata a queste solo 100 persone. Solo 100 i posti a disposizione per una data al momento unica, quella di sabato 15 maggio. Le prenotazioni apriranno a partire dal 7 maggio. E vedremo intanto come verrà accolto dalle persone, poi decideremo se eventualmente farlo in un'altra circostanza, ma sperando anche che il coprifuoco possa essere allentato, addirittura tolto, nelle ultime settimane della nostra mostra, e dunque anche per proporre qualcosa in notturna come ci è tipico. La mostra su Van Gogh al San Gaetano si chiuderà il 6 giugno, non è stato possibile prorogare oltre l'evento perché alcuni capolavori sono attesi a Tokyo.